In realtà, ripeto, purtroppo, a mio avviso i maggiori danni avvengono nel Novecento, quando la famiglia Bagatti Valsecchi lascia la proprietà. Pasino muore nel 1976, c'è come dire, un lasso di tempo di circa No, ma l'esedra è quasi sparita, mi sembra, negli anni 20 60, o 50 addirittura. anni. Allora, guardi, in realtà quando l'ultimo Bagatti Valsecchi viveva qui, non viveva qui tutti i giorni, nel senso che comunque sia la casa madre è sempre quella che oggi è la casa museo di Milano, è sempre una casa di campagna questa, quindi a prescindere che la famiglia fosse sempre legata, ben attiva nel comune stesso di Varedo, non è detto che ovviamente andava ad abitare per tutto il tempo. C'è stato comunque anche durante il periodo della guerra mondiale un grave danno, in quanto la nostra villa è stato certificato proprio nell'utilizzo viene occupata dai tedeschi, quindi diventa una postazione militare tedesca. Quindi di conseguenza anche i Bagatti sono, come dire, costretti ad adattarsi alla storia del tempo.